Ufer roulette. Perché sono dialogo così più alto di noi avversari? The actual fuck. Gwen? Non, cioè, quando gioco qui gioco Ultimate Xin. Poi se dopo siamo sullo Smurf volendo chillare un po' Gwen. Anche se ultimamente sono stato super. Non lo so, traumatizzato stamattina. Dai game di oggi, mamma mia. Che bella draft che hanno gli avversari. La nostra non è male, ma la loro mi sembra un tantino meglio. Doppia frontline, Orianna, Kindred, Aphelios, miseriaccia. Kindred con le stacche. Non è mortale. Vabbè. Abbiamo delle solide lane. Botlane e Leona Kai'Sa mi sembra forte, Yone mid è forte, Lulutop è forte. Quindi, speriamo bene. Speriamo vada bene. Sì, è sempre forte Lulu top. Ma Lulu è forte dappertutto, perché chiaramente la metti. Vai, vai. Ciao Cerberus, buon pranzo. Potremmo fare stack up, maybe. Oh, buffa inizia, guardalo. L'ha detto. È già arrabbiato. Guarda la Leona come smurfa. Perché non gli sono girati quei maiali? La Lulu, attenzione! Ma io non ho preso nessun assist. Cos'è? Ah, ok. Grazie. No. Va bene Lulu 2-0, va bene Lulu 2-0, let's go. Pozze, sigillo oscuro e Boots. Guarda il povero bufo. Il povero bufo nel libero spazio, ragazzi. Allora, tra l'altro sono ballate parecchie summer, mi sa. Tipo, Kindred avrà flashato. E Orianna, non lo so. Che summer hanno utilizzato? Braum flash, Orianna flash. Aphelios flash, leggo. Buffo mental, gone. Guarda, se me, oggi sono talmente curso che perdo pure sto game col 3-0 start. Ma se tentassi un cheese gank bot, che ne dite, ragazzi? In teoria è super unexpected. Non può che funzionare, cavoli. Mamma mia, perché fanno queste cose? Ho perso un sacco di tempo, ho perso. È grave, uffa. Oggi sono tiltato. Basta. È ufficiale, amici. Io ho bisogno di una mano. Credo di aver bisogno di una mano. Oppure Kindred fa doppio scuttle. Devo fare un patting bizzarro un'altra volta.
C'è Kindred mid. Ok, mid lane siamo molto high adesso. Kindred potrebbe gankare top di nuovo. Era nella mia jungle top, quindi... Deve essere tiltato Rihanna, no? Per forza. Ah? Cos'era quel bug? Solo io ho visto Kindred topside nella mappa per un attimo. Ciao Jack. Ah, vuole tipo levare, vuole. Ha appena tippato Wufo, come fa a non essere tiltato? È tiltato sicuro. Voglio dire, deve essere tiltato, per forza è tiltato. Chiunque tilterebbe, anche il player più, non lo so, stabile mentalmente dell'Europa tilterebbe. Guarda il TP di Lulu. Cosa sto guardando? Ok, pensavo morisse. Però comunque non ok, Lulu flash TP così. Ah, ma il mio red è ancora up. Il mio primo red è ancora up. Pensavo l'avesse preso Kindred prima, visto che aveva invaso la jungle. Aveva trovato Lulu. Ah, cioè, aveva trovato Kindred e l'aveva trovato in giungla, scusa. Forse si è spaventato e quindi indietreggiato. Lulu è ancora lì, devo andare top a tassare. La mid wave qualcuno deve prendere. Ci conviene andare lì. Mi hanno rispettato. Xin questi casi è molto forte. Col fatto che puoi fare knock up su uno e ammazzarlo prima che casti la spell importante. E spingerevi l'altro DR nel mentre. Però Kai'Sa è morta bot. Doveva sicuramente morire. Vabbè. Sbagliare lecito, immagino. Ragazzi, non scrivo niente a Wufo che sono il primo a non avere... No. Sono il primo a non avere più mental. C'è qualche bug nella minimappa, non capisco cos'è ma mi sta veramente triggerando. Ah? Cos'era quel flash? Viene 3-0 e behind in CS comunque. Cioè Yone che era 3-0 riesce a essere indietro i minion. Allora è una spam gankata. Il tizio Wupo è un po' strano. Cioè specialmente in 3 media Atsud non è il migliore.
Maxi, eh? Porca miseria. Quando è che imparo? Devo maxare la E! Pronto, polizia? Dove va? Se non lo sai, c'è un problema, guarda. Se non lo sai, c'è un problema di noleggio, amico mio. Ok. Comunque il mio team ci sta mettendo il cuore in questa, in questo tentativo di throw. Dovremmo fare l'era, dovremmo fare. Guarda, secondo me tutti gli ultimi tre game, ragazzi, ho giocato molto bene. Ma ne ho persi. Cioè, vediamo questo come va. Negli ultimi tre game penso di aver giocato davvero bene. L'esito degli ultimi due è stato negativo, ma... Insomma, è colpa della solo Q. Qual è la parte tragica di questi game in cui fai 1v9? Che se poi sbagli qualcosina inizi a sbagliare, poi io alla fine perdi il game. Ed è un po' frustrante. Max di Impact. Devo mettere Herald mid qui, cade la torre. Ce l'abbiamo fatta. Una vittoria. La maledizione. Scacciamola. Ce l'abbiamo fatta, incredibile. Ovviamente zero onori. Non poteva che essere zero onori. Perché no? Perché non zero onori dopo tutto? La mappa era ubriaca, si buggava, te l'ho detto. Non so perché ogni tanto devo kindred teletrasportarsi nella mia mappa e forse anche Aphelios.